Eccoci, prima di presentarvi Seba Pezzani, che a sua volta presenterà Roberto Ceretoli, Claudio Ricci, il mio suggeritore ufficiale per quanto riguarda l'arte e il mestiere dei vini, sia arte che mestiere, mi dice: guarda quanto è importante abbinare un buon lambrusco con la sua acidità ad un piatto come l'anolino, perché essendo un piatto grasso l'anolino, questo permette di digerirlo meglio e di sgrassare, insomma, il brodo, componenti grasse, ovviamente un brodo di carne ricco preparato dallo chef Andrea Nitti, per cui questo, che è un sorbara al 100%, per cui in purezza, e ha anche la caratteristica di questo colore, che non è il solito lambrusco, il nostro lambrusco è solitamente molto, molto più scuro, per cui grazie per questa scelta, grazie per questo abbinamento, molti lo hanno apprezzato al mio tavolo, spero anche agli altri tavoli. Grazie ancora Claudio Ricci per questo abbinamento, e ora è arrivato il momento di Seba. Insomma, ieri sera gli è andata male a suonare perché è tornata a casa con un occhio nero, però stasera non suona, si può rifare, stasera qui nei panni di scrittore, in realtà abbiamo detto prima o poi riusciremo, scrittore e lettore, prima o poi in realtà riusciremo ad ascoltare un loro brano, anzi al termine della presentazione di Seba, cioè la presentazione che Seba farà nei confronti e nei riguardi di Roberto Ceretoli, faremo finalmente partire un brano dei Rat 4, Roldano D'Averio è uno dei componenti, e poi citiamo anche gli altri, visto che sono cinque, insomma, partiamo da Uberto per arrivare ai Rat 4. Grazie. Grazie a Gianluigi. Umberto, io ci siamo conosciuti un annetto fa, più o meno, poco meno, ma sempre durante questa rassegna Eno gastronomico, letterario, musicale, cinematografica, teatrale, sportiva, calcistica, eccetera. Per cui eravamo sempre a un tavolo insieme a presentare in qualche modo questa raccolta di racconti a cui ci ha chiamato a partecipare Umberto Tanzi. E posso mi avvicino, No, volevo che okay, sì. Per cui ci siamo conosciuti in quella circostanza e abbiamo immediatamente percepito la differenza di stile anche nel presentare le cose. Come diceva giustamente Roberto prima, Umberto ha uno stile e una scelta letteraria molto classicheggiante in qualche modo, molto vicina al fantasy, ma anche alla fiaba tradizionale, secondo me è ancora più vicina, almeno nel racconto che lui presenta in questa antologia. Io sono un po' più terra a terra, un po' più, tra virgolette, palpo, e vi faccio anche un esempio. Allora, se dovessi spiegare letterariamente come mi sono procurato questo livido sull'occhio, ve lo spiego. Questo è il lato fantasy fiabesco. Una sera, ieri sera, non ho potuto esimermi dall'andare sul corso di un paio di fanciulle leggiadre che erano in gravissime difficoltà e del cui onore ho cercato di prendere le difese a scapito della mia condizione fisica. Mi sono gettato nella mischia di fronte a questi manigoldi che cercavano di fare del male a queste signorine, e naturalmente ne sono uscito vittorioso, però mi sono anche accorto che proditoriamente uno di questi mi aveva colpito di striscio. Questa è la parte letterariamente più fantasy. Quella molto terra a terra invece, che nello sfilarmi la cinghia della chitarra di dosso, mi sono dato una chitarra in un occhio, non è una bala nella chitarra, e quindi molto palpo, vedete come sono oggi. Vabbè, adesso però leggiamo un pezzo. Siccome i racconti dico, si leggono, ma si leggono in privato, non in pubblico, vi leggo solo l'inizio per darvi un'idea del suo stile, perché poi c'è uno sviluppo che va goduto con il libro in mano. Il suo racconto si intitola La favola degli anolini di Elisabetta. Ora è il mio turno di raccontare una storia, cari compagni d'arme, e parlerò di una vicenda che mi vide come protagonista in gioventù. Ebbene, non mento se vi dico che tutti, nei domini della gran contessa Matilde, ricordano l'inverno dell'anno del Signore 1077. Fu tanto freddo e ricco di neve che i viaggiatori giunti dalla Valle dei Cavalieri eludevano il Gabelliere sul Ponte del Diavolo, attraversando il fiume Enza sul ghiaccio e risalendo i boschi di cerri umidi e bui per prendere la strada del sale che serpeggia verso il Magastrello. Il raccolto era stato magro e, nonostante il gelo impressionante tenesse lontane le carovane di mercanti, la corte della gran contessa pur
di emissari, di nobili e di gruppi di cavalieri dalle armature scintillanti che giungevano da Roma e dal nord con il loro seguito di paggi e scudieri. Si vociferava che, dopo la scomunica, Sua Maestà l'Imperatore Enrico IV avesse chiesto il perdono di Sua Santità al Papa Gregorio VII e che la Gran Contessa Matilde avesse deciso di fare da mediatrice, invitando entrambi a Canossa. A quei tempi nessuno aveva mai visto un imperatore o un papa. C'era in verità il vecchio Abelardo, padre di Tebaldo, il mugnaio, che si vantava di essere andato in pellegrinaggio a Roma e di aver parlato a Sua Santità Leone IX. Tuttavia i suoi racconti erano ricchi di incongruenze e poveri di particolari. Se gli aveste chiesto di raccontare due volte la storia del viaggio lungo la Via Francesca, sarebbero state certamente diverse. Parola mia. Ricordo che i giorni della Merla erano prossimi e con essi la data fissata per la visita di Enrico di Gregorio. Un banditore in livrea, di Miliata, giunse da Canossa con un annuncio. Il Papa fece suonare le campane e ci radunammo tutti innanzi la chiesa. Io non ricordo con precisione le parole del banditore, ero un bambino a quei tempi. Tuttavia ciò che accadde rimase vivido per anni nella memoria dei miei genitori. Ricordo il vento freddo che spirava dal fiume e risaliva la valle, sferzando i campi coperti di neve, infilandosi tra le veste dei contadini riuniti sul sagrato. Il banditore salì su una cassa in modo che tutti lo vedessero. Aprì un foglio di pergamena avvoltolata e lesse i comandi della Gran Contessa. Leggerlo voi, possibilmente prendendo l'antologia. Allora, l'occhio pulp ti ha permesso di condurre la lettura, la voce è sempre folk rock, annunciamo il brano che stiamo per ascoltare. Prima di annunciarlo, un solo cenno sul prossimo vino. E assieme alla Mariola, prodotta da Anfora, che è un'azienda di fontanellato che ha delle carni eccezionali, e che verrà servita abbinata al purè di patate, e verrà servito il vino Bonarda dell'Oltrepò Pavese, possessione di Vergombera 2012. È una Bonarda questa dall'alta gradazione alcolica. Ah, è partito il brano, stasera con i brani 13 gradi e mezzo, e poi ascoltiamo anche il brano, ovviamente. Però poi di questi vini parla Paolo Verdi. Intanto io vi anticipo che si chiama Possessione di Vergombera, ma avete letto anche Vergomberra? Mi spiegava la moglie di Paolo che il loro... Non c'era stasera. Che la frazione nella quale hanno la loro attività viene chiamata indistintamente o Vergombera o Vergomberra. Parte la musica, andiamo con... Vabbè, signori, il prossimo Natale riproporremo la serata, riproporremo, magari ci accorderemo con la SIAE e forse faranno qualcosa, e forse faranno qualcosa da mio, forse.